Una buona serata, terza ed ultima edizione del nostro telegiornale in questo venerdì 2 giugno che va a concludersi, festa della Repubblica. Allora a Pescara, come in tante altre città abruzzesi, sono tenute le cerimonie per questa festività nazionale. Nel capoluogo adriatico sono stati due gli appuntamenti della mattinata, a Piazza Garibaldi e a Piazza della Rinascita. Il servizio è di Paolo Renzetti. Festa della Repubblica, cerimonia in Piazza Garibaldi a Pescara e poi in Piazza della Rinascita. Sindaco, ci eravamo visti il 25 aprile sempre in questa piazza per celebrare la liberazione. Oggi si parla di Festa della Repubblica, importante questi valori, è sempre da ricordare per i giovani e anche per i meno giovani. Non avrei saputo dirla meglio. Prima parte della Festa della Repubblica a Piazza Garibaldi con la deposizione delle corone come omaggio ai caduti, poi ci saranno le allocuzioni a Piazza Salotto. Però non è naturalmente solo, come dire, una questione di formula, ma soprattutto di contenuti. I contenuti sono quelli di ricordare sempre in occasione di questa data così simbolica della nostra storia repubblicana cosa sono i valori della Costituzione, cosa significa l'Italia repubblicana e cosa significa in qualche modo essere testimoni di valori che vengono dal passato ma che sono sempre di grande attualità e che naturalmente bisogna far conoscere e condividere alle nuove generazioni, senza retorica ma con la consapevolezza che la patria, il paese, la bandiera sono valori che ci rappresentano, sotto cui ci dobbiamo stringere a corte, citando Mameli, e attuarli giorno dopo giorno nelle nostre attività di vita, sia ovviamente per chi ha responsabilità istituzionali, ma anche nella vita appunto di tutti i giorni. Che oggi tanti cittadini hanno partecipato a queste cerimonie a Pescara. La scelta di Piazza Salotto sostanzialmente risponde proprio a questa esigenza, quella cioè di favorire un'ampia partecipazione. Ieri per esempio, in occasione della presentazione di una bella iniziativa in corso a Pescara, cioè USA Acli Sporting Tour, ho invitato anche coloro i quali, sono circa 3.000 persone, vengono oggi nella nostra città a farsi un salto a Piazza Salotto, proprio in omaggio di quei valori che sono parte e base del nostro vivere civile che vogliamo alimentare ogni giorno. Festa della Repubblica celebrata ovviamente anche nel capoluogo d'Abruzzo. Allora nel prossimo servizio la cerimonia svoltasi in mattinata a L'Aquila. Daniela Rosone. Una cerimonia per rinnovare la fedeltà alla Repubblica Italiana e dai valori sui quali è fondata. Anche L'Aquila ha celebrato oggi il suo 2 giugno, la festa della Repubblica, con la classica cerimonia alla Villa Comunale, iniziata con la deposizione della corona al monumento ai caduti e l'inno nazionale, prima del discorso delle autorità. Scelta fatta 71 anni fa dal popolo italiano, dopo le vicissitudini di quella immane tragedia del secondo conflitto mondiale, ma che ricalca i valori delle nostre generazioni passate che hanno combattuto per il primo conflitto mondiale, delle generazioni moderne che contribuiscono con tutte le istituzioni dello Stato per la salvaguardia delle libere istituzioni nel concorso delle pubbliche calamità, come si è constatato di recente, nel recente passato all'Aquila, nel recente più imminente con il sisma del centro Italia, come si è verificato all'inizio dell'anno con le calamità naturali che si sono verificate in Abruzzo. E dove le forze armate
si sono prodigate con stoico impegno a supporto di tutte le altre istituzioni. Occasione per consegnare anche medaglie e onorificenze ai cittadini deportati e internati nei lager nazisti. In un mondo ancora dilaniato dalle guerre e dove la libertà, soprattutto di recente, anche alla luce degli ultimi attentati terroristici, è spesso messa a dura prova, fondamentale far conoscere questi valori alle giovani generazioni. Scuola dunque come elemento fondamentale. È fondamentale e qui viene il ruolo della scuola come struttura fondamentale insieme alla famiglia e insieme a tante le altre istituzioni, perché sono valori, principi che dobbiamo inculcare nei giovani per poter guardare al passato, trarre spunto dal presente e proiettarsi fattivamente e costruttivamente nel futuro. Cronaca adesso, attimi di tensione nella notte a Montesilvano, dove un gruppo di una ventina di persone è entrato all'interno delle palazzine di via Ariosto, sgomberate e murate da giorni nell'ambito di un maxi blitz interforze. Gli stranieri avevano già forzato gli accessi murati in seguito alle operazioni di sgombero. Alla vista delle forze dell'ordine hanno opposto resistenza e lanciato oggetti vari. Il bilancio è di 2 persone arrestate. Si tratta di un 24enne originario del Senegal e di un 26enne originario della Guinea. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Montesilvano, ma è stato necessario l'intervento di altri equipaggi, supportati anche dai militari della compagnia di Pescara e dalla polizia del capoluogo adriatico per riportare la situazione alla calma. Il cosiddetto ghetto è stato di nuovo sgomberato e i presenti sono stati allontanati. La condotta assunta dai 2 arresti è al vaglio dell'autorità giudiziaria di Pescara. Il PM Silvia Santoro ha disposto che vengano trattenuti nelle camere di sicurezza del comando Compagnia Carabinieri di Montesilvano. E rimaniamo su questo argomento perché Confesercenti Pescara torna sugli sgomberi proprio di via Ariosto a Montesilvano, sottolineando come il provvedimento dell'amministrazione Maragno, se non supportato da una lotta efficace alla contraffazione, sia solo un palliativo. Ascoltiamo l'intervista a Gianni Taucci, presidente di Confesercenti Pescara. Alfredo Primante. Lo sgombero che c'è stato ieri a Montesilvano ha portato a galla una situazione che peraltro si conosceva, cioè di tanti prodotti contraffatti che danneggiano i commercianti che invece pagano le tasse e vendono i prodotti quelli originali. Assolutamente sì, è un qualcosa di cui siamo da sempre a conoscenza e di cui abbiamo sempre chiesto che le autorità competenti trovassero soluzione. La preoccupazione è che lo sgombero non risolve il problema, perché di fatti, così come è accaduto anche in altri momenti, fatto uno sgombro, cancellato un luogo di vendita, la contraffazione continua. Quindi la nostra preoccupazione, ancor prima della manovalanza, è preoccuparci di risolvere il problema alla base, quindi a chi fornisce, a chi produce. E questo purtroppo è un problema che non si risolve con uno sgombro. Naturalmente l'efficacia di togliere la manovalanza in questo momento può avere una soluzione, ma ho paura che si risolva in un giro di qualche settimana, si torni a vedere il prodotto in giro. Quindi la nostra preoccupazione è alta, nonostante quello che è accaduto ieri, che comunque ci dà un piccolo segnale, ma non certo risolutivo. Quello della contraffazione è un problema molto sentito, soprattutto sulla costa e soprattutto in estate, quando poi c'è il maggior afflusso anche di clientela. Sì, sulla costa comunque c'è il diniego di molte autorizzazioni di vendita in spiaggia, quindi è limitato al minimo. È naturale che Pescara ha una presenza di vendita del contraffatto molto elevata, purtroppo non solo durante l'estate ma anche durante tutto l'anno. Questo perché c'è una rete che sicuramente deve essere sconfitta. Ancora a cronaca, 2 uomini armati a volto coperto ieri sera hanno rapinato un supermercato a Celano. I 2 hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale intorno all'orario di chiusura, minacciando il proprietario della commessa con pistole e facendosi aprire la cassaforte dove era custodito l'incasso della giornata. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione per ricostruire l'identità dei 2. Al momento si stanno visionando i filmati estrapolati dalle telecamere di sicurezza installate nel supermercato e intorno alla zona e si sta quantificando il bottino portato via dai 2. E questa notte invece è stata rubata l'auto di Jessica
mattinari. La ricorderete, la giovane prematuramente scomparsa nel resort Rigopiano di Farindola lo scorso 18 gennaio assieme al fidanzato Marco Tanda. Ad accorgersi del furto e a denunciare ai carabinieri l'accaduto è stato questa mattina il padre della ragazza, Mario Tinari. L'auto, una Lancia Y, ha spiegato Tinari, era parcheggiata in via Colonna a pochi metri da casa. Questa mattina invece non c'era più. Avevo acquistato quel modello perché piaceva a Jessica e insieme a mia moglie avevo deciso di non venderla per tenerla come ricordo. Mario Tinari dunque vuole lanciare un appello tramite la stampa per me e per mia moglie. Dice: quell'auto ha un valore affettivo molto grande, anche se immagino che chi l'ha rubata importi poco il valore simbolico che ha per noi. Cambiamo argomento. Con la nuova manovra del governo le province rischiano il collasso. La preoccupazione del presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, a poche ore dall'incontro avuto a Roma con Lupi. Vediamo. Nei giorni scorsi siete stati a Roma a manifestare e a chiedere l'aiuto. Parliamo della provincia di Pescara, lei nei giorni scorsi aveva anche detto che la situazione era difficile, difficilissima per strade, scuole e non solo. Qual è oggi la situazione? La situazione non è cambiata, il governo, il Parlamento, soprattutto la Camera ha dato la fiducia alla mini finanziaria che consente alle province il 50% delle risorse necessarie per fare i bilanci, quindi significa che mancano all'appello circa 400 milioni di euro. 400 milioni di euro senza i quali nemmeno la metà delle province farà i bilanci, tra questi le province della nostra regione che non potranno appunto chiudere i bilanci per il 2017. Stiamo per far arrivare al Presidente Mattarella una richiesta con la quale appunto lo invitiamo a non sottoscrivere la finanziaria, la mini finanziaria così come presentata, perché dare il proprio parere a questa mini finanziaria significa non rispettare la Costituzione che prevede attualmente la presenza delle province così come sappiamo dal 4-5 di dicembre dell'anno scorso, quando dopo il referendum gli italiani si sono espressi. All'interno di quel provvedimento c'era il mantenimento delle province nell'assetto costituzionale. Ecco, la provincia di Pescara si trova seriamente in difficoltà, abbiamo diverse strade precarie, alcune di queste sono interdette non solo ai ciclisti ma anche alle macchine. L'appello che noi abbiamo lanciato, l'abbiamo lanciato ai parlamentari tutti, e io li ho lanciati gli appelli ai nostri parlamentari abruzzesi, alla Camera non sono state ascoltate le nostre richieste, auspichiamo che al Senato si possa riaprire in qualche modo un dibattito, una discussione da considerare come emergenza la richiesta fatta dal Lupi nazionale, e cioè prevedere le risorse necessarie. Il Movimento 5 Stelle torna ad evidenziare le disfunzioni alla ASL di Pescara. In questo caso, sotto il mirino del consigliere regionale Domenico Pettinari, è un finto macchinario per esami radiografici, è finito un macchinario per esami radiografici fermo da 4 anni. Mai utilizzato questo macchinario perché rotto. La riparazione è costosissima ed è ormai fuori garanzia. Vediamo. Il Movimento 5 Stelle segnala ancora una volta una problematica alla ASL di Pescara. In questo caso c'è un apparecchio che è stato acquistato ma è rotto e non può essere utilizzato. Sì, un teleradiografo che è stato acquistato dall'ASL di Pescara 4 anni fa, ha pagato 167.000 euro ed è stato allocato presso il distretto sanitario di base Pescara Nord. Dopo 2 anni, dopo che era già scaduta la garanzia, cercano di metterlo in funzione, è assurdo già dopo 2 anni, ma si accorgono che è rotto un detettore e questo detettore costa oltre 70.000 euro perché appunto la garanzia non rientra in garanzia. Questa è una situazione di spreco di denaro pubblico, ma cosa comporta? Che l'utenza è costretta ad andare o verso la sanità privata accreditata o verso l'ospedale di Pescara che ha dei radiografi, ma lì si ingolfano le liste d'attesa perché prioritariamente in ospedale devono eseguire queste prestazioni ai ricoverati, non chi viene da fuori. Quindi questo è tutto il contrario di quello che ci aveva sempre detto il Presidente di Regione e l'Assessore alla Sanità Paolucci. Quando hanno depotenziato e declassato la sanità in Abruzzo chiudendo gli ospedali, ci avevano raccontato che avrebbero potenziato la medicina territoriale. La medicina territoriali sono i distretti, ma se tu vai in un distretto e hai un'apparecchiatura lasciata in abbandono da 4 anni che non funziona,
è il contrario del potenziamento, è il depotenziamento anche della medicina territoriale, quindi l'utenza non sa più come risolvere questo problema. Naturalmente questi sono danni ulteriori e sono aggravi per l'erogazione anche di un servizio secondo standard di qualità e di efficienza. Segnalerete la cosa ai NAS? Segnaleremo nei prossimi giorni ai NAS questa vicenda per valutare eventualmente se ci possono essere danni erariali dall'abbandono di questa apparecchiatura, non l'ha messa in esercizio nei tempi idonei. Calcoli errati per l'Atari 2017, quasi 1800 cartelle emesse con importi errati. E quanto accaduto a Lanciano, dove il comune si scusa per l'errore dell'ufficio tecnico. Vediamo. Calcoli errati sull'Atari 2017 per 1746 utenze non domestiche per 24 categorie su 32, maggiorate dal 12 al 17%. È un'anomalia tecnica dell'ufficio tributi, si scusa all'amministrazione comunale per aumenti non previsti, o almeno non così alti, perché l'assessore al bilancio aveva dichiarato alla stampa, illustrando la nuova Atari in una precedente occasione a fine marzo, che la tariffa sarebbe aumentata al massimo del 3% con modalità differenziate per le varie utenze. L'errore di calcolo ha comportato un aggravio di 210.698 euro. Il comune corre ai ripari annunciando per quelle utenze malcapitate una rateazione del pagamento in 6 rate invece delle 4 previste, con le ultime due in scadenza nel 2018 a febbraio e maggio. Rettificare ora gli importi delle cartelle pazze non è possibile, chiarisce in conferenza stampa Pino Valente, perché il bilancio di previsione è stato approvato a fine aprile, anche se con i calcoli errati. L'amministrazione comunale promette il vice sindaco farà un nuovo provvedimento per far recuperare alle 1746 utenze non domestiche l'esborso maggiore, magari scalandole dalla Tari 2018. Tutto il servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti col porta a porta costa alle casse comunali 4.847.823 euro. La scusa sincera da parte dell'amministrazione comunale, la volontà di porre rimedio con due provvedimenti, uno immediato che è quella della dilazione di pagamento e l'altro con la tariffa 2018, dove interverremo sicuramente a favore di queste persone che hanno avuto questi aggravi non voluti dall'amministrazione. L'aumento sì, rispetto al 2016 c'è una variazione complessiva, quindi da 4.700.000 a 4.800.000, quindi circa 120.000 euro in più rispetto all'anno precedente, dovuto uno per una normativa nazionale che ha incrementato il fondo rischi su crediti, quindi è una normativa nazionale che devono rispettare tutti i comuni italiani, e l'altro perché, come tutti i cittadini sanno, la raccolta differenziata è entrata in vigore soltanto da metà maggio 2016, quindi nel 2017 è il primo anno di piena vigenza della raccolta differenziata, quindi anche i benefici li vedremo sulla tariffa 2018, questo lo avevamo specificato bene in campagna elettorale. Presentato a Palazzo di Città a Pescara il calendario del Colibrì, tante le iniziative in programma nelle prossime settimane. Vediamo. Siamo giunti alla quinta stagione concertistica, per noi è un piccolo e importante traguardo. Quest'anno la stagione che presenteremo sarà comunque di 12 concerti e includerà musicisti provenienti da alcune tra le più prestigiose orchestre europee. E ospiteremo solisti dei leggendari Berliner Philharmoniker, della Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, del Champs-Élysées di Parigi, e quindi una stagione all'insegna della qualità artistica e delle eccellenti collaborazioni. Dove si svolgeranno questi eventi? Gli eventi si svolgeranno prevalentemente tutti quanti all'Auditorium Flaiano alle ore 19 e quasi tutti considerano nel weekend, nel sabato, fatta eccezione per il concerto prenatalizio, l'evento speciale concerto più cena, che invece sarà all'Aurum. Vogliamo un attimo anche spiegare a beneficio dei telespettatori la vostra associazione Colibrì Ensemble cosa fa durante l'anno? Sì, la nostra associazione è nata appunto proprio per promuovere eventi culturali, in particolar modo musicali, finché poi nel 2013 è nata questa orchestra. In realtà ciò che ci terrei a dire è che si tratta in realtà non tanto proprio di una stagione concertistica, ma di la creazione di una vera e propria orchestra a Pescara, che ha ormai realizza concerti da 5 anni, quindi un progetto ben più ampio di una semplice stagione concertistica. Adesso apriamo la pagina di sport con i campionati giunti al termine, ci occupiamo di calcio a 5, inizia male la finale scudetto per Pescara, superato in casa
dalla Luparense Calci di rigore. Mercoledì e venerdì prossimi le gare 2 e 3 in terra veneta, biancazzurri costretti a vincere almeno una partita per riportare la serie in Abruzzo. Il servizio è di Vestiglia News. In un palo a Giovanni Paolo II tutto esaurito, è andata in scena gara 1 della finale scudetto di calcio a 5, remake di finale di Coppa Italia, dove ad avere la meglio fu la squadra di Colini ai rigori. Ed anche questa volta ci sono voluti calci di rigore per decretare la vincente di gara 1. Pescara senza Canal, Salas e Ghiotti e Leggero, Luparense rinuncia a Bertoni e Ramone. Inizio di partita molto fisico e aggressivo da parte delle due squadre. Al terzo Mancuso da fuori respinge Capozzo. Un minuto dopo è Borruto a chiamare in causa Miarelli. Dopo la sponda di Rosa, il portiere dei Lupi risponde presente. Al quinto si sblocca l'incontro, Coco viene atterrato in area di rigore, dal dischetto Foglia spiazza Pietrangelo, entrato nell'occasione del rigore. Al sesto minuto subito pareggio del Pescara, Borruto scardina dai piedi di Tobe il pallone e con un tiro di punta deposita alle spalle di Miarelli. A metà primo tempo le due squadre già gravate del quinto fallo ed a fare le spese subito all'Luparense. Al diciottesimo fallo di Lara su Duarte, Puzzolino dal dischetto del tiro libero non sbaglia. Secondo tempo partito non a ritmi altissimi come il primo, ma condizionato da una maxi rissa accesasi al settimo minuto dopo un gol annullato da Azzoni per presunto fallo di Rosa su Tobe. A farne le spese il DS di Annascoli e il mister dell'Uparenza Marin. All'ottavo Miarelli si supera su Puzzolino, ma non può nulla all'undicesimo su Civanghigno, che prima si libera del raddoppio di un avversario e poi di sinistro batte Miarelli. Al dodicesimo Borruto può chiudere la partita, ma l'estremo rossoblu dice di no. Al quindicesimo contro Piede Pescara, scambio Puzzolino-Morgado, ma quest'ultimo non riesce a battere Miarelli. Al sedicesimo la Luparense prova la mossa della disperazione con il portiere di movimento, ma la pressione dei giocatori di Colini porta al gol del 4-2 con Duarte che ruba un passaggio e deposita in rete. Al sedicesimo altra occasione del Pescara con Rosa che colpisce il palo a porta sguarnita. Al diciottesimo accorcia la Luparense ancora sul rigore, ancora con Foglia che batte Pietrangelo dopo un fallo di mano di Borruto. Quando la partita si appresta sul 4-3 per il Pescara, all'ultima occasione utile, al 19esimo, Onoria mette dentro il 4-4 dopo un giro palla asfissiante con il portiere di movimento. Si va ai calci di rigore ed il doppio errore di Civanghigno e Duarte costano la sconfitta ai biancazzurri. Adesso il Pescara deve vincere una delle due gare in terra veneta per riportare la contesa del tricolore in Abruzzo. E come avete visto ci sono stati momenti di tensione nel corso della partita, contraddistinta da due risse, la principale a fine gara. Andrea Costantini. È finita come peggio non si poteva, gara 1 delle finali scudetto tra Pescara e Luparense. Scene da far west con due risse, la principale è quella che si è scatenata a fine partita. A dare il là alla zuffa, il pugno rifilato dal giocatore della Luparense Tobe al pescarese Caputo, il tutto nel cosiddetto terzo tempo, cioè il momento in cui le due squadre dovrebbero un attimo staccare la spina, salutarsi sportivamente prima di rientrare negli spogliatoi. Il gesto ha fatto perdere la testa a tanti, dopo una gara tiratissima e risolta ai calci di rigore, coi pescaresi già costretti a ingoiare il boccone amaro della sconfitta, quando a un certo punto la vittoria sembrava essere a portata di mano. Prima del pugno Galeotto, i giocatori della squadra veneta avevano potuto festeggiare ampiamente con i propri tifosi questa importante vittoria, cosa peraltro sacrosanta. Tutto censurabile da quel pugno in poi, una rissa che è stata faticosamente sedata solo dopo l'intervento della polizia. Non ci sono scusanti, ma non si può neanche sottacere che ad alimentare il tutto è stata anche una direzione arbitrale non all'altezza della situazione, con il primo dei due rigori dati da Luparense concesso per un fallo fuori area e soprattutto col gol non dato al Pescara sul 2-2 per una mancata applicazione della regola del vantaggio, fatto quest'ultimo che aveva alimentato la prima rissa nel corso del secondo tempo. Parliamo adesso di ciclismo perché ieri sera nel corso della trasmissione velo il ciclista abruzzese della Wilier Triestina Sella Italia Giuseppe Fonzi ha parlato della vittoria di Tom Dumoulin e della sua prima esperienza in corsa rosa. Vediamo. Se consideriamo che alla fine ha vinto, però ha avuto anche il problema intestinale nella tappa dello Stelvio e in cui ha perso 2 minuti, alla fine se non avesse avuto quel problema avrebbe vinto con 2 minuti e mezzo, quindi è stato più che meritato. Poi magari potevano attaccarlo diversamente, magari potevano fare altre mosse in altre tappe, ma alla fine il verdetto è questo ed è meritatissimo. Si chiude questo giro, che voto è stato dato dalla dirigenza al vostro Giro d'Italia? Ci hanno mandato un messaggio subito dopo la cronofinale di Milano in cui proprio il general sponsor, diciamo, che è Gastaldello della Villier, ci ha detto che era contento e che come voto dava un ottimo 8, perché comunque siamo stati presenti in varie fughe, i risultati abbiamo raccolto quello che era la nostra portata, diciamo.
e quindi era contento proprio perché abbiamo fatto vedere il nome e gli sponsor che avevamo sulla maglia. Senti che questo Giro d'Italia, comunque il fatto di averlo finito può darti qualcosa in ottica futura, qualcosa di più che prima della partenza non avevi? Sicuramente penso di sì, perché oltre a livello magari fisico o sportivo, è proprio a livello mentale il sì. Fatto magari di soffrire tutti i giorni, di svegliarsi la mattina con il mal di gamba e partire comunque. E comunque è un qualcosa che ti forma sia come atleta che credo come uomo, quindi penso proprio che mi faccia bene. Certo, dove ti rivedremo, Giuseppe? Partirò domenica prossima per la Corea, una gara a tappe di 5 giorni, e dopo farò un piccolo stop e poi parlerò con la squadra per vedere il da farsi per la seconda parte di stagione. Certo. Chiudiamo con il golf, perché dopo un mese di maggio positivo sarà un giugno ricco di eventi e competizioni al Miglianico Golf Club, come annuncia il presidente Mario Dragonetti. Il servizio è di Paolo Sinibaldi. Maggio se n'è andato. Beh, adesso c'è un mese di giugno davvero intenso a livello di gare, 2-3 gare durante ogni settimana è un numero alla fine dell'anno che sarà superiore al numero di tutti gli anni precedenti della presidenza Dragonetti. Ma sì, quest'anno diciamo che è veramente un anno intenso, un anno che un calendario veramente ricco. Abbiamo subito passato un maggio veramente eccellente, anche se il tempo poi ogni tanto non è che ci ha dato tanto ragione, comunque abbiamo fatto dei numeri veramente eccezionali. Arriviamo a giugno, abbiamo subito il primo weekend veramente ricco, dei bellissimi eventi, un giugno veramente dove effettivamente giocheremo anche il venerdì, il sabato e la domenica. La cosa più interessante e importante sono il numero degli iscritti, il numero degli iscritti che comunque oggi comincia a portare una media di 110-115, quindi per noi è una grande soddisfazione, con un grande lavoro, veramente un ringraziamento a tutto lo staff. Ecco, tu ringrazi giustamente sempre i tuoi collaboratori, perché reggere questi ritmi e lavorare con passione non è facile, no? Però poi tu questo staff di collaboratori lo hai dovuto formare. Che cosa hai puntato inizialmente? Allora, la passione, la professionalità, cioè come lo hai composto? Ho cercato di trasmettere quello che è la passione e la grinta di poter amare il posto in cui si lavora per lavorare su degli obiettivi con dei risultati eccellenti. In questo caso trovare veramente l'emozione, la soddisfazione di lavorare sui risultati, e quindi la gratificazione è tutta loro. Certo, è normale che comunque sicuramente sarò anche un po' pesante, sarò un po' rigido, però non voglio che si facciano errori, quindi il lavoro deve essere innanzitutto fatto in una certa maniera, con programmazione, con eccellenza e con professionalità. Abbiamo comunque cercato anche di lavorare sulla professionalità, quindi formazione e tutto il resto, che secondo me è prioritario nell'ambito della crescita oggi in qualsiasi attività. E con questo servizio si chiude anche la terza edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro la più cordiale buonanotte.